Anche questo webinar rientra nei webinar che stiamo promuovendo Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formexpa nell'ambito della Open Government Week. Questo appuntamento, come vi dicevo, è dedicato al tema della strategia nazionale per il governo aperto. Aspettiamo qualche istante che tanti di voi che si sono iscritti a questo incontro si colleghino, quindi io ruberò veramente pochi minuti in apertura per ricordarvi alcune cose, quella che vedete è l'agenda degli interventi. Se desiderate porre delle domande ai relatori di questo webinar, potete usare la chat domande e risposte che vedete in basso nella barra di navigazione, mentre invece vi chiediamo di usare la chat per segnalare eventuali problemi o richieste di supporto, di assistenza durante questo webinar. È un webinar registrato come gli altri che abbiamo realizzato nel corso di questa settimana. Per chi di voi avesse seguito anche i precedenti appuntamenti, abbiamo iniziato lunedì 16 maggio e termineremo domani venerdì 20 maggio, che è anche diciamo, la giornata conclusiva dell'iniziativa Oggi Week, con altri due webinar. Uno è dedicato al tema dell'inclusione e della parità di genere, sarà domani mattina alle 11:30, e un webinar invece dedicato al tema del dibattito aperto, in particolare collegato alle opere pubbliche del PNRR, domani pomeriggio alle 17. Tutti i materiali dei webinar, le registrazioni materiali, saranno pubblicati sul sito OpenGov e sul sito di Eventi PA. Vedo che insomma state continuando ad entrare, non vedo segnalazioni di problemi nella chat, quindi evidentemente ci vedete e ci sentite bene. Io a questo punto chiedo alle colleghe di togliere l'agenda e dare la parola alla prima relatrice, la dottoressa Bellotti, prego. Grazie Laura, buon pomeriggio a tutti. Cerco di condividere il mio schermo. Ecco fatto. Dunque, buon pomeriggio a tutti. Per chi non mi conosce, io sono il punto di contatto nazionale della partecipazione dell'Italia all'iniziativa Open Government Partnership, un'iniziativa mondiale che attualmente coinvolge più di 70 paesi a livello mondiale. E il tema della strategia e questo titolo, Verso una strategia italiana per il governo aperto, è un tema molto importante che incrocia per la partecipazione dell'Italia alla partnership mondiale un momento particolare, un momento quasi storico, direi, per varie ragioni. Per prima cosa, perché l'Italia ha assunto proprio nel 2022 un ruolo strategico all'interno del comitato direttivo di OGP come governo che a fianco a un rappresentante della società civile guida la partnership. C'è un'altra coincidenza importante, che l'iniziativa mondiale di OGP è iniziata nel 2011, quindi è da poco trascorsa, a dicembre scorso, la decade, un decennio di attività di questa partnership, e questo ovviamente induce e ha indotto sia il comitato direttivo che tutta la partnership a una riflessione su quelle che sono le possibilità di ulteriore sviluppo, su quello che ha funzionato nel meccanismo, nella piattaforma che è stata a suo tempo varata e che ha riscontrato così l'interesse e la partecipazione di molti paesi. E c'è un terzo elemento, l'importanza a livello nazionale di dare maggiore evidenza rispetto al passato al ruolo degli attori del governo aperto, degli attori nazionali del governo aperto. Gli attori del governo aperto sono in particolare da tempo, diciamo, partecipano in una forma di community a iniziative che il Dipartimento della Funzione Pubblica, come attore istituzionale di riferimento per questa politica, coordina e facilita, cioè proprio il ruolo di attore facilitatore.
nel definire per la quinta volta un piano nazionale per il governo aperto, che è uno degli strumenti principali del funzionamento della partnership, ogni paese che partecipa alla partnership ha l'obbligo di produrre dei piani nazionali biennali e quindi di impegnarsi con degli obiettivi specifici di risultato ad attuare i principi del governo aperto. Il quinto NAP per noi è stato un momento importante, è stato un momento perché, importante perché abbiamo deciso appunto di dare maggiore rilievo alla capacità nazionale presente sia nel settore privato che nel settore pubblico, quindi fra le organizzazioni della società civile che da anni seguivano questa iniziativa e le amministrazioni che da anni hanno contribuito a realizzare impegni all'interno dei NAP che si sono succeduti. E abbiamo avviato un percorso diverso, diverso dal passato, aiutati in modo strano, ma aiutati dalla pandemia, cioè dal fatto di non aver più potuto riunire fisicamente le due componenti della community che usualmente si riunivano in maniera separata. Quindi abbiamo iniziato un percorso online di discussione, di dibattito che è diventato di co-creazione del nostro quinto NAP. All'interno del NAP sono resi evidenti quelli che sono gli obiettivi prioritari per noi in questa fase storica, che come abbiamo detto è accompagnata da una serie di criticità, non soltanto la pandemia con i suoi esiti, ma ad esempio anche ora purtroppo la guerra, quindi un momento in cui a livello mondiale ci si sta interrogando su tutti i contesti internazionali di discussione e di dibattito sul futuro delle nostre democrazie, sulla sostenibilità della democrazia. Dunque, dicevo, all'interno del nostro NAB abbiamo introdotto un obiettivo molto importante, che è quello di dare una governance strategica alla community, istituire, secondo anche le indicazioni che provengono da OGP, gli standard, diciamo, che la partnership ha elaborato, di istituire un forum multi-stakeholder come soggetto di governance della community di OGP Italia. E questo forum è la sede che deve in maniera paritaria dare la possibilità ai rappresentanti della società civile organizzata e agli attori istituzionali che per missione attuano le politiche pubbliche più rilevanti, insomma, rilevanti ai fini dell'apertura di governo, una sede paritaria di confronto. E quindi è l'attore che può aiutarci nel dialogo con la community a definire delle priorità per una strategia nazionale. Ma perché e qual è la sfida vera per la community di OGP Italia nell'immaginare una maggiore capacità strategica a livello nazionale? Dunque, quello che la partnership richiede ai paesi partecipanti è di riuscire a trasformare attraverso iniziative di riforma i modi di funzionamento dei governi. Quindi la capacità trasformativa degli obiettivi che vengono inseriti dai NAP è un elemento fondamentale. Quindi qual è la sfida per la community di OGP Italia che si vuole porre un obiettivo ambizioso come quello di definire una strategia nazionale? È proprio quella di rendere evidente e desiderabile la capacità trasformativa che obiettivi strategici di apertura possono avere sui risultati delle politiche pubbliche nazionali implicate, che sappiamo essere molte. Non mi soffermo in modo particolare sui principi del governo aperto, penso che quasi tutti coloro che ci seguono sappiano che stiamo parlando della necessità di dare trasparenza, della necessità di promuovere la partecipazione, di usare l'innovazione digitale in maniera inclusiva. Questi sono, come dire, gli assi portanti di una politica di governo aperto. E quindi la concentrazione dell'attenzione per noi si è rivolta a quello che è oggi lo strumento principale di governo nel nostro paese e non solo, in tutta l'area geografica europea, ovvero il PNRR. Quindi la domanda che la community si è posta è quali sono le aperture che a supporto del PNRR possono essere identificate, proposte, possono diventare gli elementi di una strategia nazionale che serva a dare maggiore capacità di impatto alle politiche di governo. Allora, ho toccato brevemente appunto quelli che sono gli assi portanti, quindi quali sono, quali devono essere gli obiettivi di questa strategia nazionale? Promuovere la partecipazione e qui partiamo, come dire, in una situazione abbastanza avanzata nel nostro paese. Il nostro è un paese dove a diversi livelli di governo politiche di partecipazione sono da decenni attuate, con diverso livello di qualità, con diversa intensità e diffusione, ma la partecipazione degli stakeholder alle politiche pubbliche è da tempo un fatto sicuramente migliorabile, ma c'è. E quindi qual è l'obiettivo di fondo? Promuovere la partecipazione. Perché? Perché politiche pubbliche inclusive del contributo degli stakeholder sicuramente hanno la capacità di migliorare sostenibilità e efficacia delle stesse politiche. Se parliamo invece di strategie
trasparenza, politiche pubbliche aperte al monitoraggio civico e a prevenire conflitti di interesse hanno la forza per rendere il funzionamento del governo più accountable e promuovere la cultura dell'integrità, un altro elemento di fondo molto importante e sempre più importante oggi quando fondi finanziamenti straordinari di entità mai vista prima, direi anche a livello europeo, si sono riversati nelle casse pubbliche e devono essere spesi nel modo migliore per recuperare per le politiche di recupero dalla pandemia. E poi parlando invece di innovazione digitale inclusiva, abbiamo detto che questo è fondamentale ed è fondamentale che sia appunto tale per arrivare a diffondere quello che è un obiettivo delle politiche di governo aperto, cioè la cittadinanza digitale, la possibilità di abilitare i cittadini, qualsiasi sia il loro ruolo, quindi dentro e fuori il settore pubblico, nel settore privato, in modo da favorire qualità ed efficacia dei servizi erogati. E infine c'è anche un tema legato alla semplificazione. Non è un caso che in Italia abbiamo appena chiuso ieri una consultazione importante a livello nazionale sulle norme, le procedure, gli adempimenti che è possibile semplificare. E questo serve anche in una logica che è di maggiore tutela dei diritti dei cittadini. OGP sostiene oggi che è molto più importante di prima e continua ad essere molto importante in tutto il mondo la difesa e la protezione dello spazio civico. Allora, quindi per chiudere su questo punto, qual è il risultato atteso di una strategia per il governo aperto in Italia? Sicuramente quello di migliorare la reputazione delle amministrazioni pubbliche, aumentare la fiducia dei cittadini nell'azione di governo, rafforzare la democrazia, in conclusione. E questo è uno degli obiettivi importanti, della discussione, come dire, dei trend di discussione che stanno attraversando il mondo. Non a caso abbiamo avuto già un summit sulla democrazia organizzato a dicembre dell'anno scorso in America, negli Stati Uniti, e sappiamo che ce ne sarà un altro. Che cosa facciamo noi per arrivare a questa strategia? Ho parlato dell'importanza di creare questo forum multi-stakeholder. Abbiamo fatto già un pezzo del percorso seguendo gli standard di OGP e anche tutte le istanze che sono state raccolte all'interno della nostra community. Abbiamo già definito un regolamento per il funzionamento del forum. È stato presentato nei giorni scorsi alla community ed è ora in consultazione, per un mese, secondo le regole di trasparenza e di partecipazione della partner. E ci consentirà alla fine della consultazione di diventare un documento definitivo, un documento che ci consentirà di istituire per la prima volta il forum. Sarà il forum a guidare un processo di co-creazione che partirà dal mese di settembre e che durerà fino a gennaio. Il forum formulerà proposte e lavorerà alla stesura definitiva della proposta di strategia nazionale. Anche questa verrà sottoposta a consultazione pubblica nel febbraio del 2023 e all'approvazione nel marzo. È una tempistica importante, importante, e qui mi riaggancio il tema nazionale al livello internazionale e mondiale, perché come ho detto la partnership ha compiuto una decade e durante la nostra anno di copresidenza, proprio in questi giorni durante la Global Week, è stata lanciata una fase di consultazione a livello mondiale di tutte le community di OGP. Naturalmente avverrà ai livelli nazionali, ma anche nella zona geografica europea, una consultazione complessiva della community mondiale per ragionare insieme su una nuova visione e una futura strategia per il prossimo quinquennio per la partnership. Le domande, sono semplici ma sono importanti. Ci stiamo domandando a livello di comitato direttivo, queste domande. Che cosa ha funzionato? Che cosa dobbiamo continuare a fare, noi che partecipiamo alla partnership mondiale del governo aperto? Che cosa dobbiamo smettere di fare perché non ha funzionato? Che cosa di nuovo possiamo fare in maniera differente per rendere più efficace e più impattante la capacità trasformativa delle politiche di governo aperto? Questi sono gli interrogativi che accompagneranno questo percorso e che serviranno a noi che guideremo a ottobre prossimo un momento di discussione che coinvolgerà tutta la zona geografica europea, anche a livello dei ministri, anche a livello politico. Porteremo tutti questi elementi, verranno portati e quindi ci serviranno doppiamente a definire insieme con i partner la visione futura e a qualificare in maniera positiva la nostra strategia interna. Voglio concludere dicendo che in questo percorso verso la strategia avremo un partner tecnico molto importante al nostro fianco, interverrà
dopo di me, non a caso, il dottor Bellantoni, cioè stiamo dialogando con l'OCSE. L'OCSE, a livello mondiale, a livello internazionale, è l'altro attore importante che sta guidando gli stati, accompagnando gli stati nelle politiche, di apertura, a valle delle raccomandazioni del 2017 che l'OCSE ha emanato e che sono state sottoscritte da molti stati, fra cui l'Italia. C'è un percorso di dialogo, di confronto, di scambio di pratiche che sta avvenendo anche, diciamo, sotto l'egida dell'OCSE, e che è molto importante anche per noi in questo nostro percorso verso la strategia. Io mi fermerei qui. E ridarei la parola alla nostra gentile moderatrice. Laura, prego. Eccoci, grazie Sabina per il tuo intervento. Darei quindi la parola ad Alessandro Bellantoni di OCSE, che tu hai già introdotto. Qui chiedo di condividere le slide per il suo intervento. Grazie Laura, grazie Sabina, buon pomeriggio a tutti. È sempre un piacere intervenire in italiano e soprattutto a supporto dell'ottimo lavoro che sta facendo l'Italia. E grazie Sabina per aver già, insomma, identificato quali sono le linee guida della strategia italiana, di governo aperto. Adesso nella mia presentazione farò una panoramica rapida di quelli che l'OCSE pensa siano i punti fondamentali di una strategia, i motivi per i quali una strategia può essere utile, e secondo me potremo già vedere come l'Italia si allinea bene, insomma, con queste linee guida che l'OCSE ha prodotto. Per chi non mi conoscesse, sono Alessandro Bellantoni, il responsabile dell'area Open Government e Spazio Civico all'OCSE. All'interno dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sono ormai tanti anni che lavoriamo con i nostri 38 paesi membri, tra cui quasi tutti i paesi europei, sulle questioni legate al governo aperto. L'abbiamo fatto appunto con una raccomandazione, di cui Sabina ha già parlato, che definisce il governo aperto come una cultura di governance che promuove i principi di trasparenza, integrità, responsabilità, accountability e partecipazione, delle parti interessate a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva. Lo dico perché abbiamo un approccio ambizioso. Vogliamo che il governo aperto, le riforme in questo ambito non siano solo riforme dell'amministrazione pubblica con un focus, diciamo, interno rispetto ai processi, che è un focus fondamentale, importantissimo e sul quale c'è ancora molto da fare, ma, diciamo, allo stesso tempo spingiamo i nostri paesi membri a concepire le riforme di governo aperto come degli strumenti appunto di crescita e di rafforzamento della democrazia in un momento in cui di questo c'è bisogno. I quattro principi che regolano, diciamo, le nostre iniziative e che fanno sì che diciamo che definiscono lo spazio in cui ci muoviamo all'interno appunto del lavoro sul governo aperto, sono la trasparenza, la partecipazione, appunto, l'accountability e l'integrità, che sono poi i tipici quattro punti di cui ha parlato anche Sabina. La raccomandazione dell'OCSE del 2017, vorrei sottolineare che è il primo e l'unico strumento giuridico legale internazionale sul governo aperto, quindi paesi che l'hanno sottoscritto, tra cui ovviamente l'Italia, si impegnano non solo a considerarlo nella stesura delle loro politiche nazionali, ma si impegnano anche a riportare all'OCSE ogni 3 anni i progressi fatti in questo ambito, e colgo l'occasione per informarvi che alla fine di quest'anno l'OCSE pubblicherà il primo rapporto di monitoraggio dell'implementazione della raccomandazione, e quindi sarà un momento interessante di confronto per vedere un po' dove siamo rispetto a questi principi. Sono 10 disposizioni che regolano, insomma, questa raccomandazione, che coprono un po' tutti gli aspetti, appunto dalla governance, il governo aperto, alle aree su cui concentrarsi, il monitoraggio, la valutazione dei processi. Trovate la raccomandazione facilmente su internet. Siamo contenti che non solo i paesi membri dell'OCSE abbiano aderito, ma al momento anche Argentina, Brasile, Marocco, Romania e Tunisia. Quindi sta diventando veramente uno strumento internazionale che l'OGP anche usa all'interno del proprio lavoro. Quali sono, secondo noi, le nuove frontiere del governo aperto? L'OGP ha fatto già 10 anni, il compleanno dei 10 anni, che è ottimo. Si sono sicuramente rafforzati
i piani d'azione dell'OGP, l'Italia è il quinto, cioè, chiaramente c'è tanto lavoro dietro. Quali sono gli obiettivi però e quali sono le frontiere su cui secondo noi i paesi dovrebbero focalizzarsi? Uno, passare dal concetto di governo aperto, che poi in italiano si traduce sempre un po' male, di fatto si parla di amministrazione aperta, e quindi passare dall'amministrazione centrale al concetto di Stato aperto, e quindi includere anche la magistratura, il Parlamento, i governi a tutti i livelli, nel caso italiano ovviamente regionale, provinciale e municipale. Quindi, e questo l'OGP sicuramente ha già accolto questa raccomandazione dell'OCSE, e c'è lavoro interessante oggi che ho tra di noi. Come relatore c'è la Toscana che ci farà vedere come poi spesso le migliori pratiche in questi ambiti si attuano proprio a livello locale. Poi c'è l'idea di fare, di sviluppare delle strategie, ne parleremo meglio nelle successive slide. Importantissimo lavorare sugli indicatori. Al momento esistono quasi solo ed esclusivamente indicatori di processo, si è fatta la consultazione, si sono pubblicate di input di processo, c'è la legge, si sono pubblicate le informazioni, si è fatta la consultazione, e all'OCSE ci stiamo concentrando sulla definizione di indicatori di impatto e di risultati, e alla fine di quest'anno ancora nella ministeriale sulla democrazia che l'OCSE organizzerà a novembre presenteremo la prima versione di quello che per ora chiamiamo Openness Index, indice d'apertura. Probabilmente il nome cambierà, ma è un indice proprio che si occupa di valutare l'impatto, mentre già esiste online l'Open Government Dashboards, che invece dà un'idea degli input dei processi. Quindi mi invito a andarla a vedere se vi interessa. E poi l'ultimo elemento, che come diceva Sabina, adesso anche l'OGP ha accolto, è l'importanza di promuovere e proteggere lo spazio civico inteso come un prerequisito fondamentale per le riforme di governo aperto. Sappiamo come nell'ultimo periodo ci sono state molte leggi che hanno avuto un impatto negativo sulla capacità dei cittadini di organizzarsi, di manifestare, eccetera. L'OCSE ha creato un osservatorio proprio per assicurarsi che queste leggi vengano poi riviste e che lo spazio civico resti una priorità delle democrazie come le intendiamo all'OCSE. Ora, il focus sull'importanza della strategia per il governo aperto. Il motivo per cui noi pensiamo sia utile, quasi fondamentale direi, una strategia a questo punto è proprio perché la proliferazione delle iniziative nell'ambito di governo aperto ha fatto sì che chiaramente adesso c'è una necessità forte di allineamento e di visione d'insieme per evitare un approccio frastagliato e poco coordinato, che non spesso anche non coerente. E abbiamo definito la strategia come un documento appunto che definisce l'agenda del governo aperto, del governo centrale o regionale e locale nel contesto di Stato aperto, e che comprende l'iniziativa chiave del governo aperto insieme agli obiettivi a breve, medio e lungo termine e ovviamente anche gli indicatori di valutazione. Stiamo già lavorando con numerosi paesi che questa strategia l'hanno creata, la Finlandia, la Colombia, l'Argentina, il Costa Rica, in Germania un stanno lavorando con noi, e la provincia di Alberta in Canada. E ci fa piacere che altri paesi come l'Italia, ma anche il Canada, la Norvegia, la Lituania, la Tunisia, il Marocco, la Romania ci hanno contattato e hanno iniziato già a lavorare per le loro strategie di governo aperto. Quindi chiaramente c'è un movimento mondiale che inizia a crearsi intorno a questo obiettivo, con delle strategie già esistenti su cui costruire e con nuove strategie come quella italiana che ci sembrano particolarmente ambiziose e quindi interessanti da seguire in quanto OCSE. Ora, dove posizioniamo il suggerimento dell'OCSE, dove posizionare la strategia di governo aperto? Noi la vediamo come un livello 2, no, in una piramide immaginaria in cui al vertice c'è il programma di governo, in paesi in via di sviluppo, il piano di sviluppo sostenibile, eccetera. La strategia di governo aperto si posiziona in secondo livello, allo stesso livello delle strategie settoriali di istruzione, sanità, e in maniera molto simile, direi analoga proprio alle classiche strategie di modernizzazione del settore pubblico o di amministrazione digitale. Quindi secondo noi c'è un posto specifico che per ora è stato lasciato libero, ma che dovrebbe essere occupato dalle strategie di governo aperto
proprio lì, tra questi tipi di politiche nazionali e quindi al di sopra poi dell'OGP Action Plan, del piano d'azione OGP, ma anche di tutte insomma, le varie iniziative che le istituzioni pubbliche, i rami del potere o i livelli di governo poi possono implementare a supporto e come attuazione di questa strategia nazionale di governo aperto. Uno dei motivi per cui, mi soffermo solo un secondo qui, uno dei motivi per cui ci è sembrato assolutamente evidente e fondamentale questo aspetto è che abbiamo fatto un sondaggio fra i rappresentanti dei paesi membri e partner dell'OCSE, del gruppo di lavoro sul governo aperto, tra cui Sabina, e questo è stato un sondaggio anonimo, quindi un sondaggio che non pubblicheremo, ma un sondaggio più che altro per noi per capire quali sono le priorità, quali sono le difficoltà, e la stragrande maggioranza, e ci ha sorpreso perché ci aspettavamo il dato, ma non così grande, la stragrande maggioranza dei paesi membri dell'OCSE lamentano una totale mancanza di collegamento fra il piano d'azione dell'OGP o le varie iniziative di governo aperto e il livello politico, ministri, primi ministri, consiglio dei ministri. E quindi già solo per questo ci sembra evidente che una strategia, una politica nazionale, come vogliamo chiamarla, sul governo aperto, possa fare da ponte proprio tra gli aspetti più pratici e attuativi delle riforme di governo aperto e il livello politico nazionale. Ora, appunto, strategia o politica nazionale, possiamo chiamarla come vogliamo, insomma, credo che sia chiaro il tipo di documento di cui parliamo. Quali sono, diciamo, le caratteristiche di questa strategia rispetto, per esempio, ai piani di azione? Secondo noi la strategia di governo aperto traduce gli impegni di alto livello del governo, quindi il programma di governo, in obiettivi politici e priorità di attuazione nell'ambito, ovviamente, del governo aperto, mentre il piano d'azione rende operativa questa strategia e ne identifica gli ambiti di attuazione. Quindi la strategia fornisce quello che noi definiamo un quadro strategico di attuazione e collega quindi tutte le varie iniziative a degli obiettivi come la lotta alla corruzione, lo sviluppo sostenibile, eccetera. L'altro aspetto che ci sembra interessante è che uno dei limiti dei piani d'azione, che di solito si riferiscono a un numero specifico di amministrazioni, più o meno grande a seconda del numero di commitments, il numero di attività all'interno del piano d'azione, ma quasi mai all'intero governo, all'intera amministrazione pubblica, mentre una politica nazionale, per definizione, è una politica generalista che deve essere poi implementata da tutti i vari settori. L'altro aspetto che ci sembra importante è il collegare gli obiettivi fondamentali e politici del governo con la strategia, con le risorse sia finanziarie sia umane. Perché l'altro aspetto di cui si lamentano di più i nostri paesi membri è proprio la mancanza di personale da una parte e di personale qualificato in maniera specifica. E poi la strategia permette di parlare della governance, perché un'altra delle questioni importanti, adesso l'Italia sta lanciando questo forum multi-stakeholder, che è uno strumento di governance fondamentale, soprattutto di partecipazione dei cittadini nelle strategie di governo aperto, ma anche l'articolazione della trasformazione degli obiettivi politici in progetti da implementare, spesso viene lasciata un po' o al punto di contatto GP o a vari tipi di comitati di coordinamento che però spesso sono ad hoc e non hanno funzioni troppo definite o troppo sufficiente potere, insomma, di controllo e indirizzo. E quindi una strategia permette anche di chiarire questo aspetto che è fondamentale per il risultato. E poi l'ultimo è la questione che comunque la stessa OGP ha anche già affrontato. La maggior parte dei piani d'azione nazionali sono di 2 anni, adesso alcuni paesi stanno sperimentando i piani di 4 anni, però chiaramente è fondamentale che una strategia importante come quella di governo aperto segua tutta la legislatura e potenzialmente anche vada oltre, in modo da creare una continuità fra i vari governi. Ovviamente in un paese come l'Italia è un bisogno particolarmente sentito. Come possono collaborare la strategia e il piano d'azione? Molto facilmente in alcuni paesi come la Finlandia il piano d'azione OGP include fra le varie iniziative incluse nel piano d'azione la definizione di una strategia, quindi
quindi la strategia diventa uno degli obiettivi del piano d'azione nazionale. E una volta sviluppata, la strategia può aiutare i successivi piani d'azione dando questa guida strategica che va oltre poi il ciclo di implementazione del singolo piano. Ora, i vantaggi, ne abbiamo parlato insomma durante tutta la presentazione, quindi li leggerò velocemente, ma il punto è dare più visibilità e promuovere un impegno, diciamo, di tutto il governo e di tutta l'amministrazione pubblica rispetto agli obiettivi di governo aperto, quindi farlo diventare veramente una priorità politica a livello nazionale e ovviamente poi anche a livello regionale, provinciale e municipale a seconda delle scelte dei paesi. Legare anche questo piano a degli obiettivi specifici con una visione chiara che colleghi il governo aperto con appunto le priorità nazionali, che non devono ovviamente essere le stesse in ogni paese, possono cambiare nel tempo. Però è importante legare, appunto, come ha già fatto Savina nella sua presentazione, il governo aperto con degli obiettivi chiari: la lotta alla corruzione, la digitalizzazione, l'approccio inclusivo alle politiche pubbliche, eccetera. Promuovere una cultura di governo aperto nel settore pubblico, perché come sapete benissimo, tanto si può fare con le strategie, tanto si può fare con i piani d'azione, ma nella pratica quotidiana dei funzionari pubblici, se l'apertura, la partecipazione, la trasparenza, il focus sul cittadino diventano parte degli strumenti a disposizione del funzionario nella sua quotidianità, ovviamente l'impatto si moltiplica enormemente. E poi la questione dei dati. Ogni volta che noi cerchiamo di creare appunto come gli indici di cui vi parlavo prima, quello dell'apertura con i nostri paesi membri, l'ostacolo principale non è tanto la volontà, ma la mancanza di dati. Pochissimi paesi raccolgono dati oltre input e processi. Dati sull'impatto sono veramente rarissimi e solo su iniziative specifiche, mentre una strategia potrebbe far aumentare l'impegno a raccogliere dati in maniera più sistematica e anche dati di migliore qualità. E poi il discorso delle condivisioni delle conoscenze. È molto più facile che le buone pratiche vengano condivise all'interno dell'amministrazione che se arrivano dall'alto, dall'OCSE o dall'OGP. E quindi creare una comunità di campioni dell'open government all'interno dell'amministrazione per passarsi idee e anche strumenti, soprattutto quelli digitali per esempio, è ovviamente il modo migliore per contribuire a questa cultura del governo aperto di cui parlavo prima. E poi fondamentalmente il problema di questi piani d'azione, ma di tutta la comunità del governo aperto e la sostenibilità nel futuro, insomma, per ora 10 anni sono tanti, ma resta comunque una comunità giovane rispetto ad altre comunità di politiche pubbliche, quindi la sostenibilità per il futuro resta per noi una delle priorità, garantire la sostenibilità resta una delle priorità sulle quali lavoriamo e pensiamo che una strategia possa fare tutto questo. Ora non mi soffermo nello specifico sulle caratteristiche di una strategia, abbiamo fatto un documento, lo trovate in questo orribile link che è in basso alla pagina, dopo lo metterò nella chat, però ovviamente c'è un documento che spiega quali sono le caratteristiche, la visione, l'importanza di avere gli obiettivi, i principi guida, il quadro logico, eccetera. L'unica cosa forse interessante, insomma, queste sono un po' classiche, si applicano un po' tutte le politiche pubbliche, insomma, questa non è una parte particolarmente nuova. Forse la cosa interessante però è la possibilità che ogni paese ha di scegliere tipi diversi di organizzazione della strategia. E abbiamo visto strategie di grande successo basate per esempio sui 4 principi di cui dicevo prima, la trasparenza, la partecipazione, eccetera. Altre che favoriscono degli approcci settoriali, si focalizzano per esempio sulla riforma dell'amministrazione pubblica o la trasparenza e la partecipazione nel settore alimentare o in altri aspetti. Quindi anche un approccio settoriale abbiamo visto che è efficace. Un altro quello basato sugli strumenti, tipicamente queste sono strategie che promuovono l'uso delle nuove tecnologie e di internet per facilitare la partecipazione. L'approccio stato aperto, che è quello con cui stiamo lavorando per esempio in Colombia, che veramente tende a coinvolgere di più Parlamento, magistratura e differenti livelli dello Stato, e poi l'approccio per i beneficiari, scegliendo delle categorie di cittadini o settore privato, per esempio, come diciamo il beneficiario principale delle iniziative, delle strategie di governo aperto. Su tutti questi approcci, insomma, ci sono degli esempi specifici che troverete nel documento di cui vi abbiamo parlato e soprattutto nel rapporto che
pubblicheremo per la fine dell'anno. Direi che mi fermo qui e insomma sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda avrete nella parte successiva di dibattito. Grazie. Grazie ad Alessandro Bellantoni per il suo intervento. Mi aggancio per ricordare che potete iniziare a porre le domande ai relatori utilizzando la funzionalità di domande e risposte che vedete in basso nella chat. Al termine di tutti gli interventi è previsto un momento di di discussione sulle domande che verranno poste durante lo svolgimento degli interventi. Io lascio adesso la parola alla dottoressa De Marco del Dipartimento Informazione ed Editoria per il suo intervento. Le chiedo di iniziare a condividere lo schermo con la sua presentazione. Un attimo, sto condividendo, non so se lo vedete. Ancora no, però vediamo che sta caricando. Sì, Alessandra. Ecco. Perfetto, adesso bene. Vediamo. Bene, allora vado con la condivisione. Sto cercando di mettere la visualizzazione. Esatto, forse dovreste vedere in visualizzazione presentazione, immagino. Sì, è perfetto, schermo intero, grazie. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto mi presento, io sono Alessandra De Marco e sono il direttore dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio. E l'ufficio è la struttura che per il centro di governo, che quindi per le amministrazioni centrali, si occupa del coordinamento della comunicazione istituzionale, nonché della realizzazione delle campagne di comunicazione sia per le strutture della Presidenza del Consiglio, incluso i ministri senza portafoglio, che per alcune campagne strategiche di ministeri e altre amministrazioni dello Stato che non hanno le risorse o che intendono operare in un ambito più trasversale. L'obiettivo, insomma, il tema di questa mia presentazione di oggi e raccontare come si colloca l'Italia dal punto di vista della comunicazione istituzionale nel primo rapporto OCSE. Noi sappiamo che la comunicazione pubblica è individuata come uno degli strumenti, a questo punto dopo delle presentazioni così strutturate ho paura di dire qualcosa di usare un termine sbagliato, però diciamo che è un elemento fondamentale per il dialogo tra pubbliche amministrazioni e cittadini e può contribuire sia alla trasparenza che alla partecipazione dei cittadini e in sintesi a crescere la fiducia nelle istituzioni pubbliche rafforzando la democrazia. La comunicazione istituzionale è ancora più rilevante in questo momento in quanto rappresenta anche uno degli strumenti di cui i governi dispongono per contrastare il dilagare delle fake news. L'abbiamo visto nei 2 anni di pandemia che spero ci stiamo lasciando alle spalle. E quindi io, in questo intervento, intendo illustrarvi e condividere con voi come esce l'Italia dal primo rapporto OCSE sulla comunicazione pubblica. Premetto dicendo che è stato un progetto per noi molto importante perché è stata l'occasione per fare sotto il profilo tecnico e affiancati appunto dall'OCSE un vero e proprio check-up di come gestiamo la comunicazione istituzionale in Italia e quindi è stato un momento nel quale siamo riusciti a fare delle riflessioni e come vedrete alla fine anche a delineare quelli che possono essere i passi successivi da fare nell'immediato futuro. Complessivamente, e ci tengo a dirlo perché troppo spesso come Italia tendiamo a essere esterofili e a non considerare quello che di buono riusciamo a fare, un discorso che avevo già fatto con Alessandro in altre occasioni, siamo usciti bene, in linea con gli altri paesi su tutta una serie di aspetti e con alcune esperienze che sono state ritenute anche meritevoli di una maggiore condivisione.
Partirei con uno schema generale, che è quello che lo stesso OCSE ha delineato e ha definito come roadmap per una comunicazione più efficace. Cioè, perché la comunicazione pubblica possa supportare gli stati nel comunicare con i cittadini e in ultima analisi migliorare l'apertura del governo, ci sono 6 aree che devono essere curate, e per ciascuna delle quali appunto vi presenterò come cosa abbiamo fatto e cosa intendiamo fare come paese. Il primo è il rafforzamento della governance della comunicazione. Poi c'è il, quindi, come è strutturata e come è organizzata a livello complessivo di paese la comunicazione pubblica. Poi il passare ad una comunicazione pubblica di tipo evidence-based e data-driven, e quindi basata su dati e sulla raccolta di quelli che sono i bisogni dei cittadini, non solo nel complesso, ma sempre di più anche grazie all'importanza delle nuove tecnologie e le possibilità offerte per piccoli target. Ci torneremo dopo. Poi valutare le attività di comunicazione pubblica in termini di impatto delle politiche, promuovere una comunicazione agile in un'era digitale veloce e in continua evoluzione. E infine ci sono queste prime 4 aree, ci tengo a, diciamo, a condividere con voi, e sono quelle di più diretta competenza dell'ufficio che dirigo. Per cui la presentazione, mi concentrerò di più nella presentazione su queste. Però non dimentichiamo che una comunicazione efficace deve essere anche in grado di rispondere alla misinformazione e alla disinformazione, e favorire un processo di apertura e miglioramento delle politiche e dei servizi pubblici. Quindi questo è l'impianto concettuale proposto dall'OCSE nel rapporto, che ricordiamo il primo rapporto sulla comunicazione pubblica che è stato realizzato. E quindi adesso andrei a vedere le aree una per una per illustrarvi come quali sono gli elementi caratterizzanti della comunicazione istituzionale del nostro paese. Per quanto riguarda il rafforzamento della governance della comunicazione pubblica, il rapporto evidenzia come in realtà la governance italiana sia ben costruita. Noi abbiamo una legge, voglio ricordare per quelli di voi che non sono esperti di comunicazione, che è la legge 150 del 2000, che oltre a definire chiaramente la comunicazione istituzionale e evidenziandone le differenze rispetto alla comunicazione politica, definisce anche una governance per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, e appunto individua il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio come amministrazione con un ruolo da un lato di coordinamento e dall'altro di supporto alle amministrazioni che ne hanno bisogno, che ne sentono l'esigenza. Il ruolo di coordinamento si estrinseca anche nella previsione di un documento che è sempre previsto all'articolo 12 della legge, e che è il piano di comunicazione annuale. È un piano che nasce bottom up, quindi con delle proposte che vengono dalle amministrazioni, e che viene poi rivisto, assemblato secondo alcune direttrici per quanto riguarda proprio dal Dipartimento, ed emanato dal sottosegretario con delega all'editoria. L'Italia ha anche una serie di documenti di policy che evidenziano sia le modalità e danno suggerimenti su come esercitare l'attività di comunicazione istituzionale per le amministrazioni dello Stato. In particolare l'ultimo che abbiamo rilevato è quello delle linee guida che sono state emanate sempre dal Dipartimento nel 2018, anzi dal sottosegretario con delega all'editoria pro tempore, per l'elaborazione di programmi di comunicazione. E inoltre il potenziamento della comunicazione istituzionale è stato inserito ogni anno dal 2016 come uno degli obiettivi strategici della direttiva per l'attività amministrativa e la gestione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. E questo mandato politico è stato molto utile
anche per un'azione di capacity building che stiamo portando avanti da parecchi anni, che è iniziata con l'inserimento delle campagne sui social come affiancamento alle campagne di comunicazione che erano state sempre realizzate tradizionalmente sui media tradizionali, quindi TV, radio e stampa. E poi è continuato con la previsione di veri e propri progetti di comunicazione istituzionale sui temi più rilevanti per l'azione di governo negli ultimi anni. Mi riferisco al Covid un anno, alla ripresa e alla fase di transizione fuori dalla pandemia e quest'anno al PNR. Inoltre, diciamo, dal punto di vista della governance abbiamo anche uno stanziamento dedicato, perché presso il Dipartimento c'è uno stanziamento finanziario proprio da utilizzare per le attività di comunicazione istituzionale. Questo perché? Perché noi crediamo nel fatto che la comunicazione istituzionale si debba basare su materiali e contenuti realizzati professionalmente e che quindi il modello che utilizziamo presso il Dipartimento è un modello, direi, misto, nel senso che abbiamo una serie di funzionari esperti che fanno la parte strategica delle campagne e le seguono, però poi la realizzazione la affidiamo a agenzie creative specializzate, quindi non abbiamo l'internalizzazione dei creativi. Passerei alla seconda area, che è quella della comunicazione basata su dati ed evidenze empiriche. Noi utilizziamo come Italia e suggeriamo sempre a tutti di basare la comunicazione istituzionale sui dati, sull'accesso ai servizi e sui risultati delle rilevazioni sulle opinioni dei cittadini. Questo è secondo noi un'area sulla quale intendiamo investire in futuro, perché per il momento utilizziamo dati e rilevazioni più generali che la Presidenza del Consiglio comunque conduce. L'ideale sarebbe poter andare molto più in profondità, soprattutto per le campagne strategiche, e lavorare su quelli che si definiscono i behavioral insight, quindi anche le motivazioni più profonde alla base di alcuni comportamenti, perché conoscendo le motivazioni profonde c'è maggiore possibilità di poter cambiare o far evolvere alcuni comportamenti anche grazie alle azioni di comunicazione. Però, tornando a quello che abbiamo già fatto, uno dei casi nei quali abbiamo utilizzato i dati e le evidenze empiriche per una campagna che è durata 9 mesi è quello della campagna di comunicazione sui vaccini contro il Covid-19. Quindi questa campagna, che si è articolata in una pluralità di spot che hanno coperto più o meno un intervallo temporale da aprile a dicembre, è stata il primo caso di campagna totalmente basata sui dati, sui comportamenti dei cittadini. Perché? Perché innanzitutto abbiamo deciso di partire nel momento in cui i vaccini erano effettivamente disponibili su larga scala. A quel punto abbiamo strutturato una fase una fase iniziale nella quale ci siamo basati su un messaggio emotivo che corrispondeva a quelli che erano i bisogni di quel momento, e man mano che la campagna vaccinale procedeva con la copertura di fasce sempre più ampie della popolazione, siamo passati a dei messaggi mirati sui target, con uno studio quindi dei comportamenti e delle motivazioni dei gruppi di cittadini che non si erano ancora vaccinati, quindi con messaggi più personalizzati e anche basati, cioè miranti non confutare, ma a dare spiegazioni razionali per aderire alla vaccinazione. E questa evoluzione dei messaggi è andata di pari passo con l'evoluzione dei testimonial. Infatti, probabilmente ve la ricorderete, nelle prime fasi c'erano testimonial molto conosciuti al grande pubblico, però non specialisti, e quindi abbiamo avuto, qui vediamo per esempio Alberto Angela, ma abbiamo avuto Donnarumma, Mancini, Mara Venier,
e tutta una serie di altri testimonial. In seguito si è capito che per provare a convincere la parte di cittadini, il target che noi ritenevamo aggredibile, aggredibile è un termine di comunicazione, però insomma quelli che non erano radicalizzati sul Novax, che chiaramente non si convincono con una campagna di comunicazione, ma quelli che non aderivano alla vaccinazione perché scettici o paurosi, era necessario declinare un messaggio molto più basato su argomentazioni razionali e affidato a dei testimonial che fossero rappresentanti del mondo della scienza. E quindi abbiamo utilizzato pediatri, medici dell'ospedale Spallanzani, il premio Nobel Parisi, e Locatelli, e quindi tutta una serie di testimonial di profilo completamente diverso da quelli utilizzati nella prima fase, ma molto più adatti a divulgare il messaggio per coloro che non avevano ancora aderito, proprio perché scettici o impauriti. In questa slide sulla sinistra potete guardare anche invece una terza declinazione del messaggio, sempre basata sui dati, ed è quello dedicato ai giovani. Vedete, per i giovani abbiamo scelto dei testimonial non famosi nei quali loro potessero identificarsi in un contesto, questo era un contesto di vacanza perché una parte della campagna che è andata solo sui social e solo durante il periodo estivo, che era proprio la fase dell'anno nella quale il vaccino è stato disponibile per i ragazzi. E anche qui si associava invece a un beneficio, cioè si associava il vaccino alla possibilità di trascorrere un'estate normale con i propri amici e i propri cari. La terza area è quella della valutazione delle attività di comunicazione pubblica in termini di impatto delle politiche. Noi procediamo regolarmente a misurare i contatti per quanto riguarda le campagne TV e radio, quindi oltre al numero di passaggi anche abbiamo sempre un'idea dei contatti raggiunti. Per le campagne social chiediamo dei report di monitoraggio e abbiamo fatto anche degli esperimenti di valutazione dell'effetto della campagna in termini di modifica dei contenuti, ma per ora sono solamente degli esperimenti embrionali sui quali contiamo di continuare nell'immediato futuro. Le campagne di servizio, che ricordiamo sono quelle che vengono realizzate per promuovere la diffusione di nuovi servizi o di misure introdotte, vengono misurate anche per quanto riguarda l'impatto. E quindi andiamo sempre a chiedere i dati degli accessi prima e dopo la campagna. E in questo caso abbiamo veramente dei risultati in molti casi molto interessanti, con alcuni picchi, per esempio per quanto riguarda i numeri verdi. Un esempio è quello recente della campagna per il numero verde contro la violenza domestica 1522, e gli accessi sono aumentati tantissimo a ridosso del flight di campagna, e questo perché... Cioè questo ci fa capire che c'è un'utilità non solamente in termini di informazione, ma che le campagne spesso possono attivare dei comportamenti diversi, perché inducono a riflettere su una serie di servizi che i cittadini potrebbero utilizzare. E sicuramente questa è un'area nella quale abbiamo un po' di strada da fare, che dovremmo mettere a regime. Ci vogliono anche delle risorse finanziarie diverse, un'organizzazione... E su quest'area era una delle aree sulle quali stavamo ipotizzando dei progetti sempre con l'OCSE, quindi avendo come partner tecnico l'OCSE. E infine voglio dire che l'Italia nel rapporto OCSE è tra gli esempi citati con la campagna social Tre Semplici Regole, mascherina, distanza, mani, che è una campagna che è anche stata individuata come una buona pratica da Facebook, è definita nella gallery mondiale di Facebook Government. Perché? Perché sulla base dell'impatto e dei risultati ottenuti con una campagna generalista sono stati poi create una seconda fase basata solo sui target
più, diciamo, più restii a utilizzare le misure di precauzione per difendersi dal Covid, che erano in particolare i giovani, con questo che vedete sulla sinistra è un contenuto dedicato che è stato sviluppato. Questa è una campagna del 2020 e c'erano dei ragazzi che dicevano non metto la mascherina perché è scomodo e mi dà fastidio, oppure dicevano non metto la mascherina perché non si vede il rossetto, insomma erano tutte queste motivazioni che potevano portare a non usare la mascherina. E nelle storie di Instagram, perché questa è una campagna che è andata solo come storie di Instagram in target, diciamo successivamente la storia continuava dicendo Sofia aveva il Covid, dopo 10 giorni lei sta bene, ma la nonna purtroppo è morta. Quindi facendo intendere che questo comportamento aveva un impatto sui propri cari. L'altra che vedete in basso a destra invece è sempre la stessa campagna declinata per i target no mask, che era un target molto presente nel 2020. E era una campagna abbastanza scioccante perché si vedevano delle persone in terapia intensiva e c'era la scritta il Covid non colpisce solo i deboli. E questa, anche questa l'abbiamo sponsorizzata grazie a delle sponsorizzazioni che abbiamo avuto pro bono da Facebook solamente sui soggetti che avevano delle, diciamo, erano potenzialmente individuabili come no mask. La quarta area è quella della comunicazione agile in un'era digitale veloce e in continua evoluzione. Una parte dei contenuti l'ho anticipata, quindi l'Italia è abbastanza avanti come capacità di portare avanti strategie multiformato e multipiattaforma, raggiungere segmenti di target anche attraverso advertisement sponsorizzato. E stiamo utilizzando sia noi, ma devo dire anche molto le amministrazioni dello Stato che realizzano le campagne autonomamente, testimonial e influencer. Abbiamo tutti durante la pandemia fatto ricorso agli influencer per promuovere una serie di comportamenti, soprattutto nella prima fase quando non c'erano ancora i DPCM e quindi il restare a casa era su base volontaria. Poi come paese abbiamo sicuramente un visual branding unitario per i siti web della pubblica amministrazione grazie alle linee guida emanate dall'AGID e siamo anche realizzando delle prime esperienze, e questo secondo me rappresenta anche dalla prospettiva dell'open government un'area di approfondimento e di sviluppo molto interessante, esperienze di direct messaging e chatbot su pagine Facebook di servizio strumentali alle campagne. Il caso di 18app è un caso intelligente, è un caso interessante perché è stato il primo caso nei quali il governo ha utilizzato i canali social come parte integrante del servizio. Quindi il servizio offerto ai cittadini era questa app per fruire del bonus cultura e le pagine social sono state utilizzate come customer care, quindi con possibilità di rispondere alle domande e quindi acquisire informazioni anche nell'altra direzione, quindi su quelli che erano i dubbi, su quelli che erano i tentativi di frode, e sono state molto utili per ridefinire poi la misura nelle edizioni successive, e quindi in realtà contribuire al raggiungimento della policy alla base della quale c'era la concessione del bonus cultura ai 18enni. Quindi concludo rapidamente con quella che è la roadmap del Dipartimento Editoria per il futuro della comunicazione istituzionale. Sono cose che ho un po' anticipato nella presentazione, però mi sembra il caso di riassumerle in modo un po' più strutturato. Quindi lavorare sul coordinamento, il coordinamento della comunicazione, anche quando mi confronto con i colleghi di altre nazioni, è uno dei campi più sfidanti. Perché comunque resta sempre l'autonomia, resta l'indirizzo politico legittimo da parte di ministri rispetto a un taglio di una linea creativa, oppure mi piacciono o non mi piacciono i testimonial, insomma, quindi c'è un indirizzo che legittimamente può essere esercitato e quindi è molto difficile realizzare un coordinamento, è un
è un esercizio che va fatto sicuramente dinamicamente e con la moral suasion in molti casi. Poi nella nostra roadmap c'è anche il capacity building in campi connessi e mirati, per esempio le tecnologie e i dati digitali, che è sicuramente un piano di competenze che ancora non sono sufficientemente rappresentate nell'ambito delle nostre strutture di comunicazione. Abbiamo parlato del portare a regime sia l'utilizzo dei dati che la valutazione dell'impatto e anche l'applicazione alla comunicazione istituzionale delle scienze comportamentali. E voglio concludere con quella che noi sentiamo come necessità di capitalizzare l'esperienza della comunicazione in tempi di crisi. Anche qui, quando ci confrontiamo con i colleghi stranieri, siamo tutti d'accordo che questi 2 anni di pandemia ci hanno aiutato a crescere, a sviluppare, ci hanno dato una spinta fortissima per parlare con i cittadini in modo sempre più efficace, e quindi si tratta di mettere a regime tutto questo bagaglio di competenze che si sono formate nelle strutture per poter rispondere sempre meglio a quelli che sono i fabbisogni di comunicazione, anche appunto in un'ottica di governo aperto. Grazie, spero di essere stata nei tempi. Grazie, grazie dottoressa De Marco, sì, anche diciamo per l'attenzione ai tempi, per l'intervento estremamente interessante. Io chiederei intanto al dottor Vannuccini, che già vedo, e al collega Davide Bruno della Regione Toscana, che adesso interverranno per raccontare l'esperienza della Regione Toscana, che è stata la prima regione in Italia a dotarsi di un portale che presentasse in maniera diciamo coordinata come unico punto di accesso su alcuni dei temi che poi sono i temi centrali del governo aperto, quindi la partecipazione, gli open data, il tema dei servizi ai cittadini, che è centrale. Chiedo cortesemente di iniziare a condividere la presentazione, vi lascio la parola, prego. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Se mi date gentilmente conferma che vedete la presentazione nel mio schermo. Sì, perfetto. Sì, sì. Bene, grazie al Dipartimento, a Formez per l'invito. Ci fa veramente molto piacere essere qui con il mio collega Davide. E appunto siamo qui un po' a raccontarvi l'esperienza che abbiamo fatto sul sistema Open Toscana, che rappresenta un po' per noi, diciamo, un mix fra piattaforma, aggregazione di servizi, un brand, un ombrello, no? Su cui abbiamo poi innestato diverse iniziative. La piattaforma Open Toscana è nata nel 2014 con l'obiettivo appunto di fornire un punto di contatto quanto più possibile uniforme, univoco ai vari, diciamo, ai vari ambiti digitali che vanno dai servizi digitali del territorio, quindi servizi online sia di regione che degli enti del territorio, quindi una logica di aggregazione, sia al mondo della partecipazione, dei dati e così via. Poi la piattaforma è stata, diciamo, rinnovata nel format nel 2020, diciamo, andando poi anche sul mondo mobile. Questa piattaforma di fatto quindi è un punto di contatto che è entrato poi molto nel comune, no, dei cittadini della Toscana, da cui possono fondamentalmente accedere a diverse tipologie di servizi, quindi è una sorta di catalogo, no, di servizi digitali, che chiaramente è interconnesso anche con il catalogo dei servizi erogati con SPID, quindi dialoga ovviamente con il mondo SPID e PagoPA. E offre una serie di servizi che vanno, diciamo, dal mondo dei servizi della sanità ai servizi SUAP e così via. Ripeto, non è che li offre direttamente Open Toscana, ma fa da collettore, da aggregatore. Quindi fondamentalmente agevola nella ricerca del servizio, nell'accesso al servizio. E quindi, diciamo, dà la possibilità quindi di vedere in un unico punto tutti quelli che sono i servizi aggregati del territorio toscano. Mi sono più di 1000 servizi, quelli che sono appunto via via aggregati sul sistema, e questa piattaforma poi sarà ulteriormente sviluppata più avanti, diciamo nei prossimi mesi e anni, anche in ambito dei fondi strutturali, su cui appunto stiamo prevedendo degli investimenti, sempre ovviamente non nella logica di rifare la ruota, quindi non nella logica di fare servizi che già sono su altre piattaforme, ma soltanto nell'aggregazione, nel facilitare, diciamo, la ricerca dei servizi e l'accesso ai servizi.
Questa piattaforma ha incluso anche un modo per la partecipazione, quindi uno strumento di partecipazione, quindi ha previsto con la partecipazione dell'autorità regionale per la promozione della partecipazione una serie di iniziative che sono state fatte nel corso degli anni e in particolare quindi è possibile diciamo, attivare dei processi partecipativi sulla piattaforma, sempre appunto utilizzando il brand Open Toscana per andare appunto a attivare momenti di dialogo con la cittadinanza, quindi diffondere informazioni, condividere testi e diciamo, ricevere diciamo, suggerimenti o indicazioni dai cittadini. E anche questo tema diciamo, è stato utilizzato molto, ci sono in particolare diciamo, ancora delle stanze, circa 100 stanze aperte e poi via via verrà utilizzato anche per altre future iniziative. Per quanto riguarda questo ombrello, come dicevo, forse è, appunto, può essere utile condividere altri modelli di diciamo, condivisione che abbiamo fatto sulla base di questo modello. In particolare, per esempio, l'iniziativa Firenze Digitale, fatta sul territorio della città di Firenze, con Camera di Commercio, Comune di Firenze e le aziende, diciamo, le utilities, in cui fondamentalmente si sono messi in condivisione due portali di aggregazione, quindi Open Toscana e Firenze Digitale, che di fatto sul tema delle competenze digitali. Quindi abbiamo utilizzato un mix diciamo, di collaborazione fra gli enti per produrre fondamentalmente dei contenuti video da dare ai cittadini per formarli sui servizi digitali. Anche questo diciamo, è stata un'esigenza che è stata raccolta da Regione Toscana nell'ambito di un percorso partecipativo, proprio nell'ambito di Open Toscana, che è stato fatto qualche anno fa e che appunto aveva rilevato sia dal territorio fiorentino che da altri territori questa esigenza. Questo approccio, per esempio, lo pensiamo di utilizzare anche in ambito del PNRR sulle competenze digitali, proprio per diciamo, prevedere un'offerta di contenuti multimediali per i cittadini per la formazione diciamo, delle competenze digitali di base, ma non solo. Ecco, perché diciamo, un elemento che può portare un contributo a questa sessione di oggi è che abbiamo provato in Toscana a delineare una diversa modalità di diffusione di competenze digitali, cioè non soltanto sulle competenze digitali di base, quindi classiche, diciamo, quelle, diciamo, Digcomp, tutti i vari modelli ovviamente ci sono, Syllabus e così via, ma andando anche un top a quelle a promuovere i servizi digitali del territorio. Quindi è un mix di promozione di servizi e piattaforme nazionali, quindi io, Speed, AgoPA, eccetera, e di piattaforme del territorio fino ad arrivare al local, quindi fino ad arrivare alla app, che ne so, della utility che sul singolo comune produce dei servizi interessanti ai cittadini. Quindi questo modello lo vorremmo anche proprio replicare nell'ambito del PNRR in tutte le prossime iniziative sulle competenze digitali, proprio perché mette in rete, diciamo, tutti i contenuti prodotti a livello nazionale, regionale e locale. Quindi diciamo, va non solo a promuovere competenze digitali di base, che ovviamente sono fondamentali, ma anche, oltre a quelle, a promuovere anche l'utilizzo dei servizi digitali pubblici. Ecco, su questa iniziativa abbiamo innestato un'attività che abbiamo fatto l'anno scorso, che ha avuto diciamo, la premiazione, il premio competenze digitali, in particolare, per esempio, sugli over 65. Abbiamo fatto un'attività molto, molto interessante e ancora attiva, ovviamente, diciamo, che si chiama Commessi in Buona Compagnia, che è un framework di diffusione di competenze digitali, in particolare sugli over 65, in particolare sulle aree interne della Toscana, grazie a una collaborazione tra ANCI Toscana e i sindacati dei pensionati. E anche questa diciamo, è un'iniziativa fisica e digitale, quindi con decine di punti di presenza fisici che saranno ovviamente estese con il mondo del PNRR. E anche questo diciamo, questa è invece la parte fisica, no? Quindi prima dicevo la parte digitale, quindi contenuti multimediali e punti di dialogo con la cittadinanza e di aggregazione a livello digitale e punti fisici. Diciamo sempre per la promozione di competenze digitali di base e per la promozione di servizi pubblici digitali del territorio, con questo modello aperto, quindi la possibilità di includere contenuti sia di servizi digitali nazionali, regionali o locali. Questo percorso vuole anche essere un momento di ascolto, cioè durante questi momenti, e lo faremo sempre più anche nel PNRR, l'idea è anche di sfruttare momenti di ingaggio, di engagement col cittadino per ricevere proposte di miglioramento dei servizi digitali e ritornarle, diciamo, direttamente al produttore del servizio stesso.
Un'altra serie di iniziative che abbiamo fatto hanno riguardato la cyber security, per esempio, sempre nell'ambito appunto del framework proprio in Toscana come comunicazione, anche questa è stata fatta l'anno scorso e come possiamo vedere anche oggi è uno dei temi più importanti, quindi qui si parla più di competenze digitali più specialistiche, diciamo rivolta quindi a un pubblico anche di ragazzi che magari hanno fatto proprio un hackathon vero e proprio, catch the flag per mettersi in competizione, per imparare un po' sia i rischi che le contromisure e la sicurezza. Questo abbiamo fatto nell'ambito del centro di competenza per la cyber security toscano e alla scuola IMT di Lucca. Quindi anche questo diciamo è stata un'iniziativa diciamo side, se vogliamo, rispetto al tema open government, però comunque nell'alveo diciamo di questo ombrello Open Toscana è stato appunto portato avanti. Io a questo punto darei la parola al collega Davide Bruno, per semplicità lascio io le slide così almeno facciamo prima, non stiamo a condividere altri schermi, e passerei la parola a Davide. Prego Davide. Perfetto, grazie Gianluca, sono Davide Bruno di Regione Toscana, lavoro nella direzione di sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione e mi occupo specificamente di Open Data. Regione Toscana su questo tema è presente da circa 10 anni, infatti era 2012, quando il portale dei dati aperti, non in questa veste grafica, ha visto la luce. Come principali diciamo, riferimenti normativi abbiamo la delibera numero 23 del 2013, che già ci dava diciamo, il conto di realizzare una piattaforma Open Data e l'approvazione delle linee guida recanti i criteri generali per gli Open Data in Regione Toscana. Successivamente c'è stata la legge regionale numero 19 del 2015 che era sulle disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo. Già nella delibera, diciamo, il punto di vista nella realizzazione non era solo un punto di vista, diciamo, tecnologico, ma infatti prevedeva, diciamo, l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente sugli open data in Regione Toscana. Era un gruppo multidisciplinare e multisettore, infatti sono presenti giuristi, esperti di ICT, esperti di comunicazione, esperti anche di social, e poi nel 2017 questo gruppo si è aperto anche alla parte diciamo dei big data. Come vedete le categorie in cui sono diciamo divisi gli open data sono quelle del portale europeo, perché il portale regionale è federato con il portale italiano, che a sua volta è il nodo con cui ci si federa col portale europeo. Sì, perfetto. Il portale risponde a questo indirizzo, https.toscana.it. È un portale SICAN, che ha uno standard di fatto per i portali, diciamo, di open data. In questo momento abbiamo 4.659 dataset. Sono dataset di cui i titolari non è solamente la Regione Toscana. Ora in questa slide non si vede bene, ma se andate all'indirizzo potete vedere nelle organizzazioni. Il portale segue la logica di Open Toscana, quindi è un hub, un aggregatore di portali open data del territorio toscano. Il primo contributore a livello toscano è il Comune di Firenze, con più di 1.800 dataset che sono ricompresi nei 4.650 9 dataset che ricevo qui. Siamo tra i principali contributori come Toscana di dati.gov.it. Come dicevo, ogni venerdì c'è una sincronizzazione tra il portale regionale e il portale nazionale, che a sua volta poi è federato al portale europeo. Questo fa sì che non solo i comuni grandi che hanno un loro portale dedicato come Comune di Firenze si possono federare, ma abbiamo anche comuni molto piccoli, come tipo Comune di Cascina, oppure la legge regionale ci consente anche di pubblicare i dati delle associazioni del trattato del territorio, che pubblicando sul portale regionale, come dire, in automatico poi si trovano i propri dati se pubblicati anche sul portale europeo, dando più visibilità e anche dati, come vedete qui, dati del Covid, dati di altri tematiche come quelle della cartografia sono tra i dati più scaricati. Dal 2019 i dataset sono tutti indicizzati anche dal Google Data Search, che è un indicizzatore a livello mondiale, quindi non solo l'Europa ma anche a livello mondiale. Il catalogo è compliance con il profilo di metadati AGID di KPIT.
Detto questo, abbiamo diversi, appunto, diversi dataset, abbiamo anche dei dati, se andate sul portale potete vedere anche dati di utilizzo e di scarico dei dataset, dati di accesso e quali sono i dataset più scaricati. Sono quelli geografici, oltre a quelli anche del Covid e di altre tematiche che abbiamo. Con questo credo sia tutto. Questa è l'ultima slide. Ovo in Toscana comunque si sta ulteriormente rinnovando. È in fase di realizzazione, sarà presentato a breve un nuovo canale delle competenze digitali che già aveva detto il direttore e che comunque toglie la domanda dai cittadini che insomma durante la fase di pandemia, come già stato detto in questo panel, si sono visti diciamo forzatamente a utilizzare servizi digitali, quindi anche un portale come il nostro ha visto l'incremento di accessi e molti servizi sono stati strautilizzati, anche tipo Patrimonium è un servizio diciamo che permette di inviare documenti a valore legale alla pubblica amministrazione, nonché quelli ovviamente della sanità, fascicolo sanitario e tutti quelli che potersi prenotare per il vaccino e per i vari campioni. Con questo è tutto, io vi ringrazio, non so se il direttore vuole aggiungere qualcosa, se no diciamo la sua parola all'aria. Grazie Gianluca, grazie Davide, è bello vedere che è un progetto che prosegue nel tempo rinnovandosi, quindi complimenti davvero. Io lascio adesso di nuovo la parola a Sabina Bellotti per le conclusioni e per rispondere alle domande che sono arrivate nel frattempo. Prego Sabina. Conclusioni mi sembra una parola inadeguata, direi che sono stati raccolti tantissimi elementi importanti che in questo breve diciamo discussione strategica su come è possibile aprire il governo di un paese come l'Italia, abbiamo diverse risorse a disposizione, perché è una risorsa importante il lavoro che sta facendo il Dipartimento della Comunicazione, come ci ha illustrato la collega De Marco, un lavoro importante che dà forza a una funzione fondamentale per il governo aperto. Sicuramente c'è il tema che Alessandra ha toccato della relazione fra comunicazione politica e comunicazione istituzionale, come entrambe devono essere una leva da agire e che sicuramente l'una non basta senza l'altra, nel senso bisogna veramente trovare il modo, perché abbiamo sottolineato come il commitment politico sia un elemento di fondo, l'ha sottolineato bene Alessandro Bellantoni, per qualsiasi politica nazionale strategica di governo aperto. Però appunto la comunicazione e la pandemia ce l'ha dimostrato in pieno. Io continuo a ripetere contro me stessa che la pandemia ha rappresentato una grande opportunità per i settori pubblici mondiali di riflessione e di avanzamento anche della nostra capacità di fare politiche pubbliche, non soltanto per un uso molto più avanzato, e questo ce l'ha dimostrato l'esperienza della Regione Toscana, di come saper utilizzare i servizi diciamo e le logiche, le tecnologie a distanza possa servire a catturare diversi target, perfino gli over 65 a cui io mi ascrivo, e quindi quando vedo che scegliete questo target dico mannaggia, sono proprio arrivata alla fine. Però è molto importante come tutto questo sia emerso con forza, come sia, le risorse siano state messe a fattor comune per avanzare. E quello che il messaggio che ci siamo dati molte volte a livello mondiale, adesso lo sentiamo un po' meno, è quello che non dovevamo tornare indietro. Vi ricordate il tema del qual è l'ordinario a cui dobbiamo puntare? L'ordinario a cui dobbiamo puntare è di capire che questo tipo di sforzo in avanti lo dobbiamo continuare a fare. Non devono essere le pandemie, non devono essere i problemi a imporcelo, ma dobbiamo continuare a farlo perché abbiamo la possibilità veramente di migliorare le nostre democrazie in questo modo. I principi del governo aperto sono, ci siamo detti più volte con Alessandro Bellantoni, una sorta di DNA delle politiche pubbliche. Quindi il tema della strategia è legato al fatto che non devono esistere o non dovrebbero esistere in contesti democratici delle riforme pubbliche che non tengano conto di questi principi, che sono principi diventati ormai ineludibili, perché abbiamo capito che si fanno meglio, si fanno migliori politiche pubbliche, si ottengono maggiori impatti utilizzando in modo corretto l'inclusione
inclusività e non si fa inclusione senza comunicazione, non si fa inclusione senza politiche di digitalizzazione costruite per aprire, per rendere trasparente quello che le amministrazioni fanno, anche tutto il tema degli open data. Quindi io ho trovato personalmente tutti questi contributi fra loro molto sinergici e penso che dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Qualcuno sulla chat, ho visto che chiedevano casi concreti. Quello che Alessandra ci ha raccontato dal punto di vista della capacità della comunicazione istituzionale di accompagnare dei momenti così difficili nel nostro paese, come è avvenuto di recente con la pandemia, sono casi concretissimi di come il settore pubblico ha dimostrato, e questo è un altro, come dire, elemento di orgoglio, che le democrazie senza una pubblica amministrazione, senza pubbliche amministrazioni forti e senza governi aperti non possono essere sostenibili nel tempo. E questo è veramente il passaggio che non dobbiamo fare più, l'ha ricordato anche la dottoressa De Marco, di ritorno indietro. Dobbiamo andare avanti rafforzando la nostra capacità di costruire sistemi sociali che veramente siano inclusivi, equi, che rispettino le differenze che abbiamo al nostro interno, anche quelle generazionali, anche quelle fra i giovani, anche l'esempio che è stato fatto sia dalla Regione Toscana che da Alessandra De Marco su target specifici di politiche mirate per i giovani. Questi sono elementi fondamentali. Abbiamo parlato di spazio civico. Lo spazio civico per noi in Italia rappresenta il superamento di diseguaglianze che ancora sono troppo forti dal punto di vista della nostra capacità di includere tutti i target all'interno delle politiche pubbliche. Dobbiamo fare di più verso le donne, verso gli anziani, le minoranze, insomma chi esce, diciamo, dal ciclo vitale, e sicuramente i giovani. Il nostro è un paese che deve fare molto di più per i giovani. Quindi il senso di tutte queste politiche, secondo me, è proprio quello di avanzare in queste direzioni. Volevo ridare la parola ad Alessandro Bellantoni o a chiunque di voi voglia in conclusione aggiungere qualche elemento, diciamo, dal vostro punto di vista rispetto appunto al quadro che abbiamo costruito insieme, quindi a come ancora di più di quanto fatto finora possiamo eventualmente cooperare. Io lancio a te, Alessandra, sicuramente un invito, quello di esserci a fianco come Dipartimento Funzione Pubblica che facilita il percorso della community di OGP Italia verso la definizione di una strategia con la leva della comunicazione istituzionale. Hai parlato di campagne, sono sicura che non potremo avere una strategia forte se non avremo la capacità di mettere in campo degli interventi che da questo punto di vista ci aiutino a raggiungere i pubblici. È sicuramente un fatto di cambiamento culturale che dobbiamo costruire attraverso anche la comunicazione istituzionale. Chi vuole intervenire? Sì, volentieri, molto volentieri accetto questo invito, grazie anzi di avermi dato l'opportunità di condividere con voi le nostre esperienze degli ultimi anni. Anche per me è stato un workshop molto interessante e sicuramente, insomma, penso che ci sarà possibilità e opportunità di fare un altro pezzo di percorso insieme. Ottimo. Alessandro, prego, se tu vuoi aggiungere qualche cosa rispetto a quello che hai scoperto dell'Italia, perché hai esordito dicendo che l'Italia aveva, come dire, dei presupposti per poter avanzare verso un obiettivo così ambizioso come quello della definizione di una strategia. Forse oggi hai potuto raccogliere altri elementi dal punto di vista di come nei diversi livelli di governo e fra i diversi attori noi stiamo ognuno in qualche modo spingendo verso questa direzione. Che cosa vuoi aggiungere? Ma guarda, proprio questo, Sabina, l'hai già detto te. Nel senso, per noi l'obiettivo all'OCSE, cerchiamo di lavorare sull'open government un po' come se fosse una specie di puzzle in cui ci sono differenti pezzi. E diciamo, noi come osservatori esterni pensiamo che ci sia più facile vedere l'immagine d'insieme. A volte cerchiamo di aiutare i paesi a avere un po' un'immagine, appunto, a uno sguardo più complessivo su tutti i vari attori. A me sembra che nel seminario di oggi voi abbiate già dimostrato che questo succede in Italia, perché abbiamo due dipartimenti fondamentali di quello che noi chiamiamo il centro di governo, cioè i ministeri che aiutano il primo ministro nell'implementazione delle politiche pubbliche, quindi la comunicazione pubblica, la funzione pubblica, sono presenti i livelli di governo. Abbiamo la Regione Toscana, è presente la società civile come, diciamo, spettatori, ma anche tu hai parlato a lungo del multi-stakeholder forum, e quello è lo strumento principale per portare la società civile
diciamo, all'interno di queste conversazioni. Quindi il futuro dello Stato aperto, come ci piace chiamarlo, è qua, già esiste in Italia. Il tassello forse che mancava era quello della strategia per mettere tutte queste differenti realtà in collegamento all'interno di un progetto paese che sia coerente, che abbia degli obiettivi specifici e soprattutto degli obiettivi italiani, cioè la via italiana all'open government, non un modello, diciamo, generico. Mi pare che tutti gli elementi ci sono, andiamo avanti sulla strategia, così abbiamo anche lo strumento per metterli tutti insieme e secondo me sarà un modello che poi noi come Oxide avremo piacere, insomma, a far replicare negli altri paesi membri, perché crediamo sia il futuro che renderà l'open government sostenibile nel tempo, come, e mi piace moltissimo come dicevi tu, come il nuovo DNA della riforma dello Stato. Dottor Vannoncini, vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista del suo osservatorio, quello di come le regioni possono e stanno dando un fondamentale contributo? Noi all'interno della community di OGP ne abbiamo molte, stiamo lavorando nel nostro NAP anche con la regione Toscana, che è coinvolta nel nostro hub della partecipazione, ma anche con la regione Puglia, anche con la regione Emilia-Romagna, quindi sicuramente le regioni rappresentano per noi, come dire, attori che hanno nel tempo costruito e consolidato buone pratiche che sicuramente rispondono, come dire, al DNA del governo aperto, quindi siete assolutamente attori essenziali per noi, prego. Sì, noi cerchiamo appunto di trovare vari momenti e modalità diverse di condivisione, diciamo, sia di dati che di momenti di partecipazione con varie tipologie di cittadini, quindi dalle imprese ai giovani, alle varie categorie di cittadinanza. Quindi siamo assolutamente a disposizione anche per appunto attuare nuove forme di engagement e appunto trovare punti di connessione con le iniziative nazionali, tipo quella di oggi o tipo quelle che verranno. Grazie per la vostra disponibilità. In chiusura volevo toccare quello che per me è il punto più critico in assoluto di tutta questa questione, perché non ho una chiusura su questo, credo che sia una riflessione che dobbiamo continuare a mantenere aperta. Alessandro ha esordito dicendo che nel sondaggio che loro hanno fatto nella maggior parte degli stati che attivamente in qualche modo stanno costruendo percorsi di governo aperto, di apertura, il problema che maggiormente viene lamentato è la mancanza di collegamento con il livello politico nazionale, cioè questa sensazione di essere, come dire, dentro ma in qualche modo ancora fuori, cioè di non riuscire a rompere questo muro. Ha toccato questo tema anche Alessandra quando parlava del giusto ruolo che la politica deve avere dal punto di vista della comunicazione politica, ma alle volte della difficoltà di questo elemento di far andare in consonanza queste due comunicazioni, comunicazione politica e comunicazione istituzionale. Io è come se vedessi due vie e non so ancora, cioè non so capire, perché è facile dire che senza il commitment politico non ci sarà mai un governo aperto, no? Siamo consapevoli del fatto che le priorità strategiche sono una responsabilità dei rappresentanti politici in democrazia, quindi non abbiamo altra strada che quella di convincere loro che questa strada sia una strada da percorrere. E per quello che io nella mia presentazione parlavo della desiderabilità degli obiettivi del governo aperto, cioè di fare un lavoro culturale che faccia comprendere agli stakeholder politici principali, a chi fa le norme, a chi costruisce le riforme sui diversi ambiti che ci interessano di più per il governo aperto, avendo loro cambiato la prospettiva, avendo loro in qualche modo acquisito la convinzione rispetto al fatto che questo DNA è irrinunciabile. E quindi c'è, come dire, una tensione, ci muoviamo dall'alto verso il basso con una logica top down, oppure creiamo delle comunità sempre più larghe, sempre più forti, sempre più portatori di interesse che in qualche modo chiedono, no, dal basso alla politica di andare in questa direzione. Probabilmente tutte e due le cose devono essere agite, però veramente ve lo pongo come interrogativo di livello nazionale, come contributo che noi come Italia dobbiamo dare a questa revisione della strategia della partnership mondiale, a questo interrogativo rispetto al fatto di come dobbiamo nel prossimo quinquennio
promuovere il governo aperto, cioè di come riuscire a diffondere questa cultura. Non voglio, se qualcuno di voi ha la risposta, benissimo, abbiamo ancora un minuto per avere una risposta di questo tipo e io sarei felice, altrimenti vi dico portate con voi questa domanda, continuiamo a riflettere, a discutere fra di noi e cerchiamo insieme le soluzioni, perché sicuramente non è una, il problema è grande. Prego, se qualcuno vuole dire qualche cosa, altrimenti io vi ringrazio a nome del Dipartimento della Funzione Pubblica, mi ha fatto molto piacere avervi ospiti, ringrazio anche il Formez per averci fatto da segreteria organizzativa di questo incontro e arrivederci a presto a tutti. Buon pomeriggio, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie, buon lavoro.